Ciao, buongiorno e bentornati sul mio canale. Quest'oggi recensione e quindi naturalmente prova di questa nuova idropulitrice della Black & Decker con un nuovo sistema, il Duotech System. È un sistema che ci permette di attaccare due ogelli rotanti alla stessa pistola per aiutarci e per facilitarci nella pulizia dei muretti, del patio, di qualsiasi altra cosa che ha bisogno di essere scrostata. Comunque, da come vedete, la scatola è già abbastanza grossa. Vediamo cosa contiene, soprattutto bisogna vedere se bisogna montarla prima di poterla usare. Insomma, diamo un'occhiata dentro. Bene, con mia grande sorpresa l'ho tolta dalla scatola e non c'è assolutamente niente da montare. È già tutta montata. Ruote montate, rullo contenente il cavo, molto più flessibili degli altri perché questo gli dà, appunto, gli permette di essere avvolto e arrotolato in questa bobina che è molto pratica per non avere il cavo, diciamo, tra le scatole. Tra l'altro è lungo 8 metri, quindi riusciamo bene o male ad arrivare abbastanza lontano rispetto al corpo macchina. All'interno, logicamente, troviamo impugnatura della pistola, allungamento della lancia, troviamo tre testine ad alta pressione. Due sono rotanti, che se ne possono usare anche una alla volta. L'altra è la testina regolabile, quella che ha spazzola larga, quindi quella che normalmente si usa per lavare l'auto. Abbiamo il filtro da mettere subito nell'ingresso dell'entrata dell'acqua per evitare che delle piccole particelle vadano a finire, magari delle particelle di ruggine, un po' di sporco che vadano a finire all'interno della pompa. In più abbiamo questo sistema Dual-Tech. Questo è il sistema che ci permette di collegare le due testine rotanti, quindi per avere una maggiore efficienza e una maggiore velocità quando dobbiamo pulire, per esempio, marmo, il patio tra le piastrelle, quindi qualsiasi pavimento, persino l'asfalto, quindi molta più velocità nel pulire. In più ho notato da subito che ci sono due cose che mi piacciono, vabbè, a parte i vari livelli di potenza della macchina, quindi livello 1 per lavare la macchina per un getto comunque abbastanza delicato, 2 per avere una potenza massima che di solito si usa con il Dual-Tech, questo sistema, perché ha bisogno di una potenza, diciamo, doppia per poter far uscire l'alta pressione dai due ogelli. Scusate, dimenticavo che vi è anche lo spruzzatore per lo schiumogeno per poter, appunto, con regolazione lavare la macchina o, appunto, mettere del di qualsiasi tipo di detergente sgrassante o altra cosa, un'antimuffa da poter poi far agire e quindi poi poter tirare via con l'idropulitrice. Come dicevo, c'è una cosa molto interessante che ho notato, è che il connettore di uscita dell'alta pressione, che è questo, è praticamente davanti. Questo è buono perché? Perché di solito nell'idropulitrice davanti abbiamo l'ingresso dell'acqua e dietro abbiamo l'uscita dell'alta pressione, ma quando noi molte volte dobbiamo arrivare in punti un po' lontani, cosa facciamo? Tendiamo a tirare il cavo. Quindi se il cavo fosse collegato dietro la macchina ci verrebbe dietro in questo modo, girandosi e facendo molta più frizione nel pavimento. In questo modo, avendolo davanti, noi avremo il tubo praticamente sempre dritto e avremo meno la probabilità di, appunto, romperlo. Come detto, dietro abbiamo l'attacco per l'ingresso dell'acqua. Io adesso sto mettendo il filtro, che ci vuole sempre, e poi è semplicemente un attacco rapido dove potete agganciare il vostro attacco rapido appunto, del giardino con il tubo. Un'altra cosa molto interessante, che se all'occorrenza non avete un tubo di giardino, quindi non avete l'acqua a portata di mano, questa idropulitrice funziona anche a pescaggio, cioè se avete un pozzo non di certo a 10 metri di profondità, allora lì vi servirà una pompa di sollevamento acqua per poter far entrare l'acqua qua dentro, però è ad innesco, quindi in qualche modo attira e aspira l'acqua. Logicamente dovete svuotare il tubo dalle varie bolle d'acqua e una volta che l'acqua è qua, questa se la tira praticamente da sola, quindi potete usare anche un bidone, un secchio molto grosso se non avete la possibilità di avere l'acqua a portata di mano. Per quanto riguarda l'uso del tubo, non fate altro che far togliere, quindi prendere il tubo che vi serve
Se poi volete lasciarne una spira attaccata, non c'è nessun problema, e inserirlo così nell'uscita dell'altra pressione. La stessa cosa per quanto riguarda lo spinotto che va incastrato nella pistola, semplicissimo, e per levarlo basta premere questo pulsantino, quindi davvero semplice. Il cavo dell'alimentazione è lungo 5,5 metri, forse 6, ma non ci arriva, quindi forse bisognerebbe procurarsi una prolunga stagna con attacco sciuco per usare al meglio questi ridopulitrice. Una volta collegato tutto, ora voglio provare a funzione 1, quindi potenza 1, ad usare il serbatoio per la schiuma. Come vedete, ha il sistema start and stop, che quando molliamo dalla maniglia, dalla presa, dalla pistola, spegniamo automaticamente l'idropulitrice, quindi non ci sarà nessun problema di consumi d'acqua in più o di energia elettrica, che vi ricordo è di 2500 watt, quindi già una bella potenza. Con questo regolatore potete aumentare o diminuire la quantità della schiuma. Bene, ora inserisco a scatto l'ugello con regolazione di apertura piatta per vedere come viene questo lavandino in marmo. Se non viene molto bene, allora aumentiamo la potenza e mettiamo quella a testa rotante. Abbiamo concentrato la potenza praticamente in un filo d'acqua molto potente. In questo modo invece allarghiamo il getto. Come potete vedere, già il marmo si sbianca e non è una cosa messa, cioè che si può pulire tranquillamente con le mani. Bisogna per forza usare questo filo. Ricordo che in questo momento sono a potenza 1, quindi ora vediamo di cambiare a potenza 2. Veramente potente, veramente potente.
Al contrario dell'altro gel, ora sono andato a mettere le due testine rotanti. Non si possono regolare tramite appunto punta dell'ogello. È una rotazione fissa che non si può controllare, ma vediamo come va a potenza 2. Per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti, come nel mio caso, io stupidamente ho già usato un'altra idropulitrice perché ne possiedo un'altra, giusto? Ho usato quella prima per poter vedere il paragone con questa, ma come detto stupidamente avevo già, come si può dire, pulito molto il pavimento, questa graniglia, quindi la differenza forse non si vede tanto, ma vi posso garantire che una volta asciugato si notano subito le parti dove è stata usata l'idropulitrice. Bene, se avete visto com'era prima il lavandino, ora ci ho lavorato logicamente un po' più di fino e sono riuscito a levare un sacco di macchie di ruggine e altre cose del genere. Sono riuscito usando l'ugello rotante singolo con potenza doppia, quindi lavorando un po' più di fino sono riuscito a ottenere questo risultato che credetemi è veramente notevole. Una volta finito avete tutto il necessario a portata di mano. Scollegate il tubo della mandata d'acqua, scollegate il tubo in questo modo e cominciate, ora combinazione la manovella ce l'ho dall'altra parte, ad avvolgere il vostro cavo che in questo modo non rimarrà tra le scatole. Come detto prima, è molto morbido questo cavo ad alta pressione, questo tubo ad alta pressione rispetto ad altri, quindi grazie a questo è possibile tirarlo su. Beh, avete visto l'uso di questa idropulitrice con questo sistema? Direi che funziona, sì, è veramente molto 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 potente, anche come wattaggio, quindi ricordatevi che quando siete magari in casa vostra, non una casa indipendente o cosa, ricordatevi che ha un assorbimento a potenza massima di 2500 watt, quindi il vostro contatore di casa è 3300 watt, quindi calcolate che se avete una lavatrice, un forno a microonde o qualcosa, siete proprio al limite del contatore. Però devo dire che funziona davvero egregiamente. Posso consigliarla? Sì, sicuramente sì. Ottimo prodotto, molto versatile, non c'è niente da montare, già tutta montata. Il fatto di avere l'avvolgitubo direi che è perfetta. La potenza c'è, lo start e stop c'è, il dual clean c'è. L'unica cosa che manca in questa idropulitrice è che questa idropulitrice è raffreddata ad aria, quindi dopo un po' di uso intenso bisogna fermarsi un attimo perché bisogna far raffreddare un pochettino il motore, cosa che nelle altre idropulitrici raffreddate ad acqua non serve perché appunto è l'acqua fredda che girando attraverso la pompa raffredda il corpo motore. Comunque questo non è un grande problema. Se dovete usarla professionalmente 8 ore al giorno direi che non è questo il prodotto giusto, ma per uso domestico direi che è a posto. Vi ringrazio di aver seguito questa recensione, ricordo che sotto il video in mostra altro metto il link dove acquistare questo prodotto. Se volete potete iscrivervi al mio umile canale per vedere altre recensioni, altre prove di prodotti, sia high-tech che appunto per la casa o per qualsiasi altra cosa servano. Ciao, arrivederci da Andrew Well.